Ciao a tutti e benvenuti in questo video andremo a... cioè andrò, perché sono io che faccio le cose alla fine, voi guardate solo i video, se li guardate, guardateli tutti, quindi andrò a farvi vedere come allestire un box per i grilli, per gli occhietta domestica, che sono quelli che uso io. Non sono i più resistenti tra le specie di grillo che si possono comprare come set da pasto, ma io li uso perché sono i più semplici da tenere. Quindi adesso andiamo a vedere come si tengono. Questo qua è il box dove io tengo i grilli. In argento c'è il substrato che è alto stra poco, quindi basta 1 o 2 cm di substrato che io uso fibra di cocco. Allora, qua dentro il box io tengo questo, che è un tappino con del mangime per pesci, cibo per pesci, e un coperchio di una scatoletta con sopra il cotone bagnato, per permettere ai grilli di bere e di mangiare. E adesso andiamo a vedere i grilli. Questa è la mia colonia che sta finendo. Qua c'è un mega grillo e un mini grillo perché loro le fibre di cocco andranno anche a deporre le uova. Quindi potete anche usare per riprodurre la colonia, le fibre di cocco. Quindi è secondo me il substrato perfetto. E andate in un punto che umidificate, che io ogni tanto sposto questo perché crea umidità e loro qui andranno a deporre le uova. Quindi queste qua sono le poche cose fondamentali che serviranno per tenere gli occhietta domestica, e assicuratevi sempre che ci siano umidità non alte, perché sono le cose che vanno contro tutti gli insetti. Ora andiamo a fare l'outro. Questo video finisce qua. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, lasciate like a questo video, guardate gli altri video del canale, lasciate un commento se volete e condividete il canale a chi si può iscrivere e a chi può essere interessato. Ciao a tutti, ci vediamo su un prossimo video, sempre qui sul mio canale.